sono molte ragioni per legare la storia dell'emigrazione che ha avuto luogo nei tempi trascorsi, anche partendo dalle nostre zone dell'Alta Toscana, dalla Versilia, per raggiungere un grande stato dell'America Latina, che conosciamo tutti, è l'Argentina. Ad esempio lo zio di mio padre, si chiamava Marco, io porto il suo nome, e ancora oggi a Buenos Aires io ho molti parenti che si chiamano, come è logico, Pardini di cognome. L'Argentina ha una popolazione di origine italiana molto vasta. E poi a Viareggio si trova Villa Argentina, che è un edificio straordinariamente bello, che è dedicato a una donna che con l'Argentina ha molto a che fare. Questa però è un'altra storia. Oggi sono qui per parlarvi di una pianta che dobbiamo veramente localizzare in Argentina. Però lo dobbiamo fare considerando come in lingua quechua si dice grande pianura. E si dice pampa, e tutti conosciamo il termine pampa, un'immensa pianura che si estende esattamente dalle Ande fino alle coste del cono sud. Si tratta di uno spazio enorme, come sto dicendo, generalmente popolato di piante che appartengono quasi tutte alla famiglia delle poacee, cioè la famiglia delle graminacee. Tra queste ve n'è una che abbiamo imparato nel tempo a coltivare, a piantare, ad accudire, certamente come pianta ornamentale e poi anche per servircene come bordura, come divisione tra un lotto e l'altro, anche per occultare la vista, che non è mai male quando si cerca la riservatezza. La pianta in questione, comunemente chiamata erba della pampa o piuma della pampa, è dedicata a un botanico tedesco, Friedrich Sellow, e proprio il suo cognome è la declinazione, la parola di specie della Cortaderia sellovana. Vorrei mostrarvi questa pianta e una volta tanto dirvi che non si tratta di una pianta medicinale, non ne conosciamo in effetti questo tipo di uso. Si chiama Cortaderia, che ci ricorda come suono il coltello, e in effetti vi assicuro che le sue foglie a nastro lunghissime sono taglienti come rasoi, e per questo bisogna anche stare attenti quando la maneggiamo o quando ci avviciniamo a questa pianta. Per quale motivo dovremmo farlo? Beh, intanto perché una delle tradizioni anche proprio di questa terra di Versilia, almeno da quando la conosciamo, è quella di intrecciarla insieme per la generazione di cestini, gerle, stuoie, tappeti e addirittura coperture di capanne, perché serve effettivamente a fare dei tetti spioventi, la foglia sempre intrecciandola insieme, persino le pareti di capanni, capanni che sono serviti in epoche lontane a pescatori o anche a tutte quelle persone che si recavano nelle zone palustri, dove la pianta cresce volentieri, per attività che non sono soltanto legate alla cattura del pesce, ma anche alla ricerca di sabbie preziose per l'edilizia, pietre taglienti che sono sempre servite dalla storia più lontana dell'uomo fino all'altro giorno. E allora questa pianta, Cortaderia sellovana, appartenente alla famiglia delle poacee, piuma della pampa o erba della pampa, ha trovato un impiego, come vedete, anche legato a piccoli lavori di artigianato. Però è una pianta estremamente ornamentale, molto bella, e non c'è una villa lucchese che non ne abbia qualche esemplare al centro di un prato dove dà bella mostra di sé, perché si tratta di una pianta con un suo fascino. Ora ve la mostro, passano le immagini di questa meravigliosa pianta con qualche nota tecnica affinché quando passandovi vicino la individuerete possiate sapere qualcosa di più. E questo qualcosa è artigianato, intreccio, avendo sempre cura di non tagliarsi e spesso facendola seccare dopo averla immersa per diversi giorni in acqua, in modo che perda le sue asperità, la sua ruvidezza e diventi malleabile per tutti quei lavori che la saggezza popolare ha saputo produrre soprattutto in questa terra, ad esempio nasse per pescare.